Oddio, come faccio adesso? Come faccio? Un computer non funziona più, l'altro va ancora a manovella. Io ho bisogno di qualcosa di performante, qualcosa che mi faccia decollare letteralmente, ma qua c'è bisogno di un intervento divino. Chi è stato? Naked, hai chiesto un intervento divino. Per caso hai bisogno di un upgrade dei tuoi device? Beh, sì, direi di sì. È questo che vuoi veramente? Molto bene, ricordati che ti verrà dato a un caro prezzo. Dovrai vendere l'anima al diavolo. Ah beh, tanto guarda, ormai peggio di così. Perfetto, guarda di fronte a te. E questo che cos'è? Ed ecco a voi ragazzi il ROG Scar 17 pollici G733ZX. Ovviamente ragazzuoli, un concentrato di potenza composto da una 3080 Ti presente ovviamente all'interno del computer come GPU, CPU i9 dodicesima generazione. Sempre all'interno, ragazzuoli miei, troviamo una memoria da 1 terabyte, ovviamente in SSD, e 32 GB di RAM DDR5. E ovviamente non possiamo dimenticarci di questo pannello in 1920x1080 a 360 Hz, 3 millisecondi. Ovviamente, raga, stiamo parlando di una macchina da guerra per quanto riguarda i laptop gaming, versione 2022 in questo caso. Infatti le schede video non sono la recente serie 4000, stiamo parlando ancora della serie 3000, e dopo vi spiego anche il perché di questa scelta di farvi vedere questo prodotto. Ovviamente un sacco di feature presenti, ricordiamo una importantissima impostazione che troviamo all'interno già del computer, ovvero l'app Armory Create, che serve ovviamente per controllare a 360 gradi quello che sta succedendo dentro il computer. In più ovviamente gestire il controllo dell'RGB, che come in questo caso potete vedere completamente tastiera retroilluminata con qualsiasi scelta di colori presenti, più una golosissima striscia LED al di sotto del computer per creare anche atmosfera in zone buie. Non dimentichiamoci ovviamente del logo ROG nel retro illuminato. Senza contare, signori, che sono presenti quattro speaker esattamente posteriormente rispetto al monitor con un amplificatore intelligente integrato. L'app Armory Create, oltre appunto a gestire il computer nelle sue fasi per capire temperature, RAM utilizzata durante magari sessioni di gioco, montaggio video, montaggio fotografico, perché alla fine si sta parlando di un computer da gaming che può compiere anche tanti altri lavori oltre ai gaming, visto la potenza nascosta all'interno del PC. Difatti, come potete vedere, possiamo scegliere un'impostazione in base a quello che dobbiamo realmente fare, quindi magari metterlo in modalità silenziosa nel caso in cui stiamo navigando su internet e rallentare la potenza per non far girare le ventole in modo spropositato o giustamente prestazioni nel momento in cui appunto vogliamo che il computer dia il massimo nel momento in cui vogliamo completare una sessione di gaming veramente a 360 gradi. Ovviamente questo per quanto riguarda la CPU, sia anche per quanto riguarda la GPU, perché ci sono più poi modalità da scegliere, da selezionare, come la modalità standard, la modalità ultimate, che ovviamente nel momento in cui si va a scegliere bisogna refreshare, resettare il computer per poter lavorare al massimo delle prestazioni, oppure una modalità eco in modo tale da sfruttare al massimo
la carica della batteria. Ovviamente, raga, anche le sessioni gaming sono spettacolari. Siamo nella modalità creativa 2.0 di Fortnite, giusto per farvi rendere un po' conto con che accessori abbiamo a che fare, con che prodotto, con una qualità e spettacolarità grafica veramente al limite del credibile, visto e considerato che nonostante è un pannello che gestisce gli FPS veramente al massimo, non si può chiaramente dimenticare della qualità grafica all'interno del gioco. E qua abbiamo un prodotto che può permettere a chiunque di giocare, sia se volete usare e utilizzare, sfruttare al massimo qualsiasi tipologia di gioco FPS, oppure dedicarsi a giochi magari dove la qualità grafica conta più che la prestazione. È un prodotto a 360 gradi, ragazzi, ovviamente per tutti i gamer. Ovviamente nella confezione è disponibile la sua webcam esterna, in questo caso ovviamente scelta di ROG di non metterla all'interno del monitor per sfruttarlo al massimo per la potenza, con il suo supporto, quindi scelta veramente ottimale, anche perché non è un gadget che necessariamente dobbiamo avere sempre a disposizione. Nel caso in cui ne abbiamo bisogno, lo troverete a disposizione dentro tutto il pacchetto. A livello di connessioni siamo al top, due porte USB standard. Nel retro invece abbiamo due porte Type-C, con cui si può anche ricaricare il laptop con un caricatore aggiunto in più dentro la vostra scatola, connettore ovviamente HDMI e porta Ethernet. Ok ragazzi, perché vi ho fatto vedere questo prodottino? Perché parliamo di un qualcosa che, nonostante sia riferito al 2022, visto e considerato l'arrivo poi delle nuove schede video, con realtà anche il nuovo modello per quanto riguarda appunto la serie SCAR, che sono i laptop top di gamma per quanto riguarda ROG, sia per quanto riguarda le prestazioni sia per quanto riguarda le dimensioni, perché qua abbiamo uno schermo da 17,3 pollici, quindi possiamo giocare con una comodità veramente estrema, visto anche considerato il peso, che non è neanche così rilevante, poco meno di 3 kg, e lo spessore, come potete vedere ragazzoli miei, che è poco meno di 2,5 cm, è praticamente meno di un libro questo computer. Ma perché questo prodotto, raga? Perché ve l'ho fatto vedere per una questione anche economica, nel senso che non bisogna adesso trascurare il fatto che sia una versione dell'anno scorso, proprio perché con l'arrivo appunto delle nuove schede video questi prodotti a livello di prezzo tendono a scendere, e non abbiamo, e abbiamo comunque in mano un prodotto super valido e super attuale, visto e considerato che è una scheda video che attualmente ti permette di giocare, di montare video e fare anche lavori di grafica comodamente ovunque tu ti trovi. Quindi sfruttiamo il fatto che il calo di prezzo con l'arrivo delle nuove schede video sia determinante, in modo da essere anche più accessibile. Ovviamente, raga, stiamo sempre parlando di un prodotto super premium, nel senso che ha un costo molto elevato, ok? Ma ovviamente stiamo parlando di Asus ROG, Republic of Game, che sono i leader per quanto riguarda il comparto gaming, computer e soprattutto laptop, quindi state per fare un investimento dove in realtà comprate il top della quality. Quindi se avete bisogno di un laptop, soprattutto per questo computer, questa tipologia di computer, e per chi è sempre in movimento, ok? È chiaro che nel momento in cui sapete di essere completamente a casa ogni qualvolta volete giocare, il fatto di scegliere un PC portatile non è per voi, dovete andare per quanto riguarda più un desktop, un computer fisso che rimane lì nel tempo. Ma se siete sempre in giro per lavoro o siete sempre in spostamento e avete bisogno di un computer sia per giocare sia per lavorare, con ovviamente Windows all'interno, non posso che consigliarvi una tipologia di computer, soprattutto per quanto riguarda la serie SCAR, che è leader per quanto riguarda il laptop gaming. Ovviamente, raga, vi lascio tutto sotto in descrizione al video, se siete dei curiosoni, volete curiosare, ci sono tante altre cose del computer che non vi ho raccontato
Ed è giusto che andate un po' a visionare anche se siete interessati a valutare soprattutto un acquisto di un computer del genere. Ovviamente vi ho raccontato tutto per quanto riguarda le specifiche generali tecniche all'interno del computer, a livello appunto prestazionale, con le componenti veramente al top del PC. Quindi vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere sotto qua nei commenti cosa ne pensate di un computer laptop gaming di ultima generazione e se siete interessati effettivamente all'acquisto, se avete bisogno di acquistare una versione dello SCAR, visto e considerato che ci sono altre due versioni sempre di questo modello specifico di computer un po' meno potenti, quindi anche con un prezzo un pelino inferiore. Comunque sia, vi lascio tutto sotto qui in descrizione. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti. Noi ragazzoli belli ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi!